Continua la corsa del debito pubblico in Italia, che a marzo 2023 tocca quota 2.789,8 miliardi, 17,8 miliardi in più rispetto al mese precedente. È quanto emerge dalle stime di Banca Italia, secondo cui l'aumento è dovuto al fabbisogno e all'incremento delle disponibilità liquide del Tesoro. Pesano anche l'effetto degli scarti e dei premi all'emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e la variazione dei tassi di cambio. Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle amministrazioni centrali è aumentato di 18 miliardi, quello delle amministrazioni locali è diminuito di circa 100 milioni. È rimasto sostanzialmente stabile il debito degli enti di previdenza. La vita media residua del debito è invariata a 7,7 anni. A marzo, inoltre, le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 35 miliardi, in aumento del 5,5% su base annua. Si accorcia la distanza tra il comune più ricco e quello più povero d'Italia e, per paradosso, le parti si sono invertite. Il comune più ricco d'Italia, l'Aiatico, in provincia di Pisa, si trova nel centro Italia, mentre quello più povero, Cavargna, in provincia di Como, è ai confini con la Svizzera. Questa situazione è legata al fatto che i 985 contribuenti residenti all'Aiatico nel 2021 hanno dichiarato un reddito complessivo IRPEF medio pari a 54.708 euro. I 94 presenti nel borgo di Cavargna, invece, sono 6.314. Lo evidenzia l'ufficio studi della CGA, che ha analizzato i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze riferiti alle dichiarazioni dei redditi del 2021. La penisola presenta differenze molto marcate, con segnali di impoverimento che interessano anche il nord. Tra i 50 comuni più poveri del paese, ad esempio, ben 11 sono nel settentrione. Nella stragrande maggioranza dei casi si parla di piccolissime realtà di montagna che hanno vissuto negli ultimi 30-40 anni lo spopolamento e un progressivo invecchiamento della popolazione rimasta. Milano rimane il comune capoluogo di provincia più ricco d'Italia, con 37.189 euro, praticamente il doppio dei 18.706 euro dichiarati a Ragusa. Con 179 miliardi di fatturato annuo, 60.000 imprese, 464.000 addetti e oltre 50 miliardi di export, l'industria alimentare italiana rappresenta una componente di primo piano per l'economia nazionale. È quanto emerge dal rapporto Federalimentare Censis presentato alla Camera. Oltre a generare prodotti e occupazione, l'industria alimentare con la sua attività contribuisce anche al benessere psicofisico e alla qualità della vita degli italiani, dimostrando così anche un elevato valore sociale. Nelle graduatorie dei settori manifatturieri, l'industria alimentare è al primo posto per fatturato, al secondo posto per numero di imprese, per addetti e per l'export. In 10 anni il fatturato ha registrato in termini reali un incremento del 24%. Come emerge dal rapporto, l'86% degli italiani ha fiducia nell'industria alimentare, il 42% a tavola nel quotidiano si definisce un abitudinario, il 20% un innovatore a cui piace sperimentare alimenti e gastronomie nuove, il 9% un salutista che mangia sempre e solo cibo che fa bene alla salute. Al sud lavora meno di una donna su tre, con un tasso di occupazione del 28,9% contro il 52% del nord. È quanto rileva uno studio di Confcommercio che sottolinea come il tasso di occupazione femminile in Italia sia pari al 43,6% contro una media europea del 54,1%, un gap molto più ampio di quello relativo all'occupazione maschile, 60,3% in Italia e 64,7% in Europa, sottolinea la Confederazione. Stando ai dati, se il tasso di disoccupazione femminile in Italia venisse portato al valore europeo, si avrebbero 433.000 donne occupate in più, il che ovviamente sarebbe un bel traguardo.